Partiamo alla ricerca di mondi possibili. Un continente è una grande area di terra emersa della crosta terrestre. La superficie terrestre è suddivisa in continenti ed oceani. Il criterio puramente geografico porta a contare 5 continenti: Africa, America, Asia e Oceania. Noi ci troviamo in Italia, nella parte sud dell'Europa e precisamente nella parte sud dell'Italia. Wikipedia è un'enciclopedia online collaborativa e libera, grazie al contributo di volontari è disponibile in oltre 280 lingue. L'enciclopedia affronta sia argomenti tradizionali ed anche almanacchi, visionari e pubblicazioni specialistiche. L'affermazione in Europa del concetto di intercultura risale al 1970 nel campo scolastico e come riflessione pedagogica e di intervento, volte ad affrontare i temi emersi dell'eterogeneità linguistica e culturale. Lo studio della geografia ci consente di capire la distribuzione dei fenomeni fisici, biologici ed umani. I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, i materiali compresi, i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. La possibilità di utilizzare i computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è oggi uno degli sviluppi più significativi nel campo della didattica. La condivisione sul gruppo Facebook o Google Plus serve per rimanere in contatto con il gruppo quando non è possibile incontrarsi, ma anche far sapere al gruppo classe il lavoro svolto per dare suggerimenti in fieri del progetto. La condivisione serve al ragazzo affinché ci sia un confronto basato sullo scambio di opinioni reciproche. Ed ora cerchiamo di fare una prova pratica con il programma per il supporto didattico. Apriamo il collegamento. Si aprirà il mappamondo. In alto a sinistra possiamo scegliere i luoghi che vogliamo visitare, ad esempio Cascate del Niagara. Cliccando sull'icona si apriranno i due collegamenti, o per Wikipedia oppure il video collegato direttamente su YouTube. Apriamo ora un secondo collegamento per imparare alcuni termini di geografia. Si aprirà appunto il glossario di geografia. Ogni marcatore presenta uno specifico termine, con spiegazione ed immagine. Ad esempio, clicchiamo su Promontorio, luogo Italia, Promontorio del Gargano. Promontorio è una sporgenza della costa sul mare con sponde elevate e ripide. Centriamo e zoomiamo.